Signore e signori, Paolo Poli. Non so se molto bello, grazie. Mamma mia, che bel regalo. Un po'. Ti ringrazio tanto. Perché... Luzzati, il sodalizio. E l'ho conosciuto nel 58. E spiega allora, chi era Luzzati, che non tutti lo è sanno. È uno scenografo. Che durante, un grande scenografo, che però durante la guerra era scappato in Svizzera. Mentre un altro amico mio, ebreo, ricco, era scappato con tutti gli anelli nelle dita delle mani e dei piedi, lui col suo solo talento è andato e ha cominciato a fare dei pupazzi, così di fantasia, perché dalle scuole è stato cacciato nel 38. In Italia gli ebrei venivano cacciati via. Io sono di una città, Firenze, in cui c'erano molti ebrei, perché il toscano Morfeo, il granduca Pietro Leopoldo, ospitava questi rifugiati che erano persone di talento a volte, come poi dall'Inghilterra sono scappati i profughi per andare a fare l'America. E anche oggi dei nostri migliori ragazzi pigliano e scappano e vanno all'estero. Ma tu come l'avevi conosciuto? L'ho conosciuto perché sono andato in una compagnia quasi amatoriale di Genova, in cui si facevano però repertorio moderno. E ho fatto fin de partie. Ah, aspetta, perché la storia però io la voglio raccontare dall'inizio. Però ora che parli di Luzzati, no, è vero che stai preparando questo libro meraviglioso? No, io non lo preparo, lo prepara una signora che si chiama Marina. Lo so che questo libro è un evento, perché tu non vuoi mai libri su di te, i libri che parlano di te, invece l'editore Maschetto ti ha convinto. Quando esce questo libro? No, è venuta questa signora e mi ha fatto chiacchierare un po' della mia amicizia con Luzzati, e poi lei ci metterà tutti i suoi sapori di critica, di storia dell'arte, capito? Se è meglio che non parli della prospettiva, perché il mio amico faceva tutti i pavimenti, un po' andava in qua, un po' in là, era estroso. Vabbè, non comunque aveva fatto insomma, se ne riparla in autunno, credo a ottobre, no? Di ma questo libro straordinario. Finché la signora scrive. Infatti, la signora sta lavorando, però insomma mi hai fatto questo regalo e quindi mi è venuto in questo mente. Questo mi è venuto in mente a me, perché almeno si vede qualche cosa. E difatti, se no non si vede niente. Hai appena finito la tournée. I Vigili del Fuoco hanno apprezzato? Meno, perché nel manifesto... Perché so che hai una teoria tu sui Vigili del Fuoco. Sì, è questa una teoria vecchia degli anni 30, quando il fratello di De Chirico ha scritto Palchetti Romani e dice: quando la commedia è bella si vede sempre una gamba di un pompiere, allora si chiamavano così. Oggi bisogna dire Vigile del Fuoco, come si dice collaboratrice domestica, si dice più la serva. Beh, meglio, è più carino, no? È più carino, sì. E allora i vigili, siccome lo vedono tutte le sere, la noia mortale. Quando vedi la stessa gamba per tutte le soldi, che piace. E questa volta c'erano le gambe dei vigili del poco fuoco? Ormai, perché ci mandano i vecchi. I giovani stanno a vedere le partite di calcio e tutte le sere in televisione c'è il calcio che ci fa la concorrenza. E quindi al teatro i vigili del fuoco anziani. Panzoni bruttissimi. Il divino Paolo Poli, legge i quotidiani o non si abbassa questa bruttura? Sì, leggo, ma sempre meno, perché ho un occhio un po' mancamentato. Sai, vedrai con la vecchiaia, c'è un ginocchio che l'hai che detto non con va. Un po' di sadismo. No, però non è senza qualche dolcezza anche la vecchiaia, perché l'idea di rimanere perennemente lì a sedere davanti al nostro Signore
proprio non la sopporto. Per quello tutti preferiscono l'inferno, più variato, capisci? Sì, più di tradizione. Sappiamo che hai questa passione per l'inferno. Però mi piace... Ricordati che oggi c'è la Via Crucis sull'altra rete, quindi... Quando ero bambino c'erano delle bellissime processioni. Ora bisogna andare nel sud della Spagna per vedere le Madonne portate con tutte le lacrime che piangono. Ci fu un'interrogazione parlamentare 40 anni fa per una tua, cos'era, Santa Rita? Sì. Ma cos'è che, perché quella tua Santa Rita? Ma è, per così me turbato? Era un affettuoso ricordo del teatro parrocchiale. Invece fu preso male perché, sai, cambiano i sistemi. E nello spettacolo mi ero vestito da suora e io stavo benissimo. Perché con la vecchiaia le prime cose sono i margigli qui. E invece la suora, anche le grandi attrici, quando cominciano a invecchiare... Sì, ecco, sei meno male, sei ma incamerato la fanciulla. Bello. C'è una fanciulla che regge la camera a spalla. Hai visto che ormai brava. La donna è dappertutto, sono così contento. Ascolta, hai fatto anche televisione. So che non è che hai nostalgia, ma adesso tutti. Ti faccio vedere, perché secondo me hai fatto delle cose meravigliose. Le hai un po' rinnegate, però adesso no, ti obbligo a rivederti. Va guarda. Bene. Babau! Sì, sono il diavolo. Si sa che basta nominarmi per vedere spuntare le corna. Oh, Tabaran! Oh, Tabaran! Grande mago davvero sai tu, se corrompi perfin la virtù. Lei è sposata, signora? Oh, certo, certo. Brava, allora è una vera anticonformista. Signora, come le piacciono gli uomini, buoni o cattivi? Cattivi. Brava, ha ragione. Perché vede, alle donne è sempre piaciuto l'uomo cattivo, perché così hanno l'impressione di migliorarlo personalmente. No, 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 no. Io non amo la pace, questo sottoprodotto delle arti della guerra. Io favorisco sempre l'arrivismo delle nazioni. Ed ora la domanda più difficile. Siete donna? Donna io? Ma come vi permettete? Io sono una signora. Non ti piace rivedere queste cose? Ma è un po' macabro, capito? Sì. È come le fotografie di famiglia. Ma dici perché eri un po' più giovane? Ma avevo già 40 anni, non sono mai stato giovane io. Come no? Ho visto delle foto di te a 17 anni, bellissimo. Credo che le abbiamo, guarda, adesso vedrai che fanno i calvi le mani. Io ero povero da giovane. Beh, e quindi... povero ma bello. Non c'è fotografie. Cioè, guardati, che bello! Avevo 30 anni qui. Ma ce le abbiamo ancora più giovane, vedrai. La bellezza del ciuco, tu dici che era, perché? La giovinezza, si sa. Qualche cosa ci hanno tutti da giovani. No, qui lì sei più grande, hai già capelli grigi, figurati. Vedi, già i capelli bianchi cominciano. Però bello sei sempre stato. Scusa, vabbè, se insisto su questa cosa. Dico lo più che ho potuto. Ecco! Lì avevi 25 anni. Sì. Vedi? 25 anni sei giovane, no? Sì, mi ero fatto la barba. Mi ero lasciato la barba e mi ero fatto capelli rossi e barba rossa. Sai? Sai che leggendo le tue biografie da te detestate mi sono fatta l'idea che essere bello per te fosse quasi un fastidio?
Non è così? No, ma che non so. Io non ero di moda. Allora usavano gli uomini virili, quelli con le palle che fumano, si diceva allora, i fascisti. E quindi io che ero effeminato non piacevo. C'era, quando ho fatto il cinema, io ero sempre l'amico del protagonista, ma... No. Io invece avevo l'impressione che ti scegliesse. No. Quella volta che ti hanno chiamato perché Terence Hill era malato, che ruolo era, te lo ricordi? Era un ruolo di fare lo zoppo perché si fidanza con la cieca. Ah. La cieca era una delle orfanelle. E così era la coppia principale, era Interlenghi e la Miriam Bru. E io e Milly Vitale eravamo quelli che poi da ultimo veniva un dottore, ma faccia vedere, signora, questi occhi, un piccolo taglio, mamma, mamma, subito lo vedeva. E io la gambetta subito accomodata, ecco. Sai, erano dei film. Poi hai fatto un film con Mina e Gianni Morandi. Sì, ma non ci si incontrava mai. No, con Gianni Morandi no, sì, perché faceva la sua canzone e poi andava via. A quell'epoca lavorava tantissimo. E facevo il sarto, poi tiravo un filo e rimaneva nudo. Perché Morandi? Era bello, bello. Era carino? Valeva la pena, sì. Senti come... Ti descrisse Tullio Kezic al tuo debutto quasi a teatro. Immaginate di possedere un bel quadro e di non avere una parete alla quale attaccarlo. Questa è la situazione del teatro italiano di fronte a Paolo Poli, un fiorellino inclassificabile. Ma carino era. Ci ho mangiato insieme fin da ultimo. E poi è morto. Adesso non vedo quasi più nessuno. Ti senti ancora incontro... un fiorellino inclassificabile? Ormai l'età, no, sei diventato un maestro. Voi, non lo sai. Quindi non sei non più così sfuggente. Nulla. Beh, insomma, sei sempre stato molto trasgressivo e nessuno ti però riusciva. Però la mia mamma era d'accordo con me. Era pensava come Jean-Jacques Rousseau. Dice, Paolo, fai come ti senti. Il bambino è perfetto, sbagliata la società. Che meraviglia! Sì, che... Infatti, quando ti trovò a leggere un libro Porcellone, che avevi 8 anni, la mamma cosa disse? Sì, sì, leggilo, ma poi restituiscilo a chi te l'ha prestato. Non volle sapere il peccato. Erano le fortunate edizioni Nerbini di Firenze, in cui aveva pubblicato Carolina Invernizio, una delle nostre grandi scrittrici del secolo XIX. E era Storia di allegri costumi romani. Te la ricordi ancora? Sì, mi ricordo che cominciava... T'ha colpito! Oh, come un film di Woody Allen. Che si vedono i doppiatori dei vecchietti orrendi che fanno i gemiti di sensualità, sai. E così io... Ma dove l'avevi trovato questo libro pornografico? Me l'avevano prestato i compagni di scuola, laddove si impara tutto. E comunque la mamma maestra montessoriana non si è scomposta. Perché sapeva che dal male viene il bene. Lo sforzo, dicevano, sai, non capivo bene perché c'erano delle frasi dannunziane. Dice, egli si mise a visitare tutte le cappelle, invece era fra le gambe della signora che avveniva la visitazione. Però poi dice, e stampando sonori sculaccioni sulle belle chiappe della cameriera. Ogni tanto c'era qualche cosa villereccia e ogni tanto invece si andava sul dannunziano, che era la cosa... per noi misteriosa, perché di D'Annunzio a scuola non si faceva la pioggia nel pineto, si faceva... Perché era troppo forte? No, no, perché era sensuale, mentre invece si faceva la torpediniera nell'Adriatico, bella come un'arme nuda, viva, palpitante. E allora quello andava bene per la scuola. (Ride)
L'hai già raccontato che hai insegnato un anno e che i tuoi era ragazzi ti adoravano. La chiusura delle case di tolleranza. E i maschi le avevano viste più o meno. E le ragazze mi dicono, professore, lei ci fa leggere Madame Tellier ed altri racconti di Maupassant che si svolge in un casino e noi casini non si sono visti. Vi porterò io. Allora le portai con la bottiglia di champagne che ho trovato qui nel camerino e che non ho bevuto. No, la bevo dopo io allora. La bevi dopo tu, brava. E allora siamo andati. Non la offriamo mai a nessuno. No, hai rivelato una cosa che ora tutti gli ospiti saranno invidiosissimi. Però che gioia, Paolo che Poli, altro sì, che champagne. Sì, i nostri segreti di dietro le quinte. E le puttane erano affettuosissime.